Carissime amiche ed amici, e bentornati sul mio canale e con un classico appuntamento che troverete sicuramente ogni settimana barra due settimane sul mio canale, sui detersivi che sto utilizzando in questo periodo, quelli che ricomprerò, con i quali mi sono trovata benissimo, e quelli che non mi sono piaciuti. Allora, voglio partire dal bucato. Allora, per il bucato, io ve l'ho fatto già vedere in un altro video se non erro, io sto utilizzando questa combo, cioè detersivo igienizzante omino bianco con la sua candeggina delicata. Parlando principalmente della candeggina delicata omino bianco, io posso dire che è la candeggina delicata che mi ha più conquistata, sia come disinfettante, come elimina macchie, come tutto. Ma la cosa che mi ha colpita maggiormente è stata proprio la sua profumazione. Mi piace tantissimo, e quando vado a lavare le lenzuola, come ho fatto stamattina con questi due prodotti, si sente un buon profumo di pulito. Quindi vediamo se riesco, perché è un problema, scusate il mal di mare, perdonatemi. Mi devo ricordare prima di svitare i tappi, la profumazione è molto fresca ed è buonissima. Io certe volte, come vi ho fatto già un video tempo fa, io la candeggina delicata però mettendo i guanti, perché noto che mi fa sulle mani un po' di patina bianca dovuta proprio al, diciamo, all'acqua ossigenata che almeno credo probabilmente avrà al suo interno. Io vado a lavare certe volte i sanitari, lavo i pavimenti, la uso anche per lavare il bucato a mano, e quindi è veramente un ottimo prodotto. Poi messi insieme sia il detersivo che la candeggina, veramente vi dà dell'omino bianco, vi dà un risultato spettacolare, e sicuramente sono due prodotti che io andrò a ricomprare perché mi sto trovando benissimo. Un ammorbidente che sto utilizzando, che mi è quasi terminato, infatti dovrò andare a comprare un altro ammorbidente che non sia il Nuvolette, perché a me piace cambiare, è il Nuvoletta. Cosa ve lo dico a fare? Un ammorbidente buonissimo, dura un bel po' sui panni, sul bucato, ed è veramente ottimo. Poi 1,80 euro, 1,90 per 3 litri di prodotto, credo che sia veramente il top. Quindi è un ammorbidente che io acquisto da tantissimi anni, non tutte le volte che mi finisce, perché, come devo ribadire, mi piace comunque cambiare profumazione. Passiamo per i detersivi per i pavimenti. Allora, io non vi prendo i detersivi che vi ho fatto già vedere per svariati video, tipo Alba Bianco, eccetera eccetera. Vi vado a prendere le cose che comunque sono un po' nuove, diciamo. Allora, voglio partire con questo Selex pavimenti, pulisce a fondo senza risciacquo, 24 ore di freschezza. Per chi mi segue saprà che il marchio Selex è uno dei marchi che mi piace tanto, sia per quanto riguarda il cibo, ma anche i detersivi. Però devo dire, purtroppo,
che è un detersivo che io non ricomprerò più. Infatti, lo comprai un bel po' di tempo fa e quando una cosa non mi piace si vede perché non finisce mai. È un detersivo che non rilascia nessun tipo di profumo, non è vero che dura 24 ore, è diciamo un detersivo che vorrebbe imitare il Fabuloso, che è fortissimo alla lavanda, ma ahimè non è assolutamente da equiparare la profumazione al Fabuloso, assolutamente, quindi un prodotto flop che io non comprerò più. Un altro prodotto che io sto usando per i pavimenti, lo usavo già da anni, cioè lo uso già da anni, è lo scansafatiche lava in cera. Io ho questo pavimento qui, diciamo che vado ad utilizzare sempre un detersivo per lavare i pavimenti con una goccia di Smack Gel con candeggina, che è il mio detersivo preferito per antonomasia, ma durante la settimana, proprio per ridare un attimino quella lucentezza ai pavimenti, vado a lavare con lo scansafatiche ed è un detersivo che mi piace tanto. Non lascia, diciamo, un profumo sui pavimenti, però mi piace moltissimo. Diciamo, li lascia un po' più lucidi rispetto al detersivo normale perché è comunque un lava in cera. Costa 1,25 euro ed è veramente buono. Passiamo a dei detersivi che io utilizzo, questo qui anche per lavare i pavimenti, lo vado a mettere insieme alla candeggina per lavare il lavello, per lavare i sanitari, per dare profumo, ma anche per lavare i pavimenti, come ho già detto. Buonissimo, è questo Ajax. Non l'avevo mai provato di questa profumazione. Molte volte ci sono detersivi che basta cambiare profumazione e ti trovi molto bene. Infatti è il caso di questo Fiori di Campo Ajax Giardini in fiori in fiore con oli essenziali. 24 ore no, però dura parecchio. Infatti lo straccio che io utilizzo anche per fare la cucina profuma per tantissime ore di questo detersivo. È un detersivo molto molto schiumoso, non si deve mettere molto prodotto anche se io abbondo sempre, però è veramente buono ed è un detersivo che io andrò a ricomprare. Passiamo a questo qua che vi feci vedere un po' di 2 settimane fa, presumo, ed è il KH7. Questo sgrassatore che mi è anche finito, ce n'è praticamente un goccio, la formula professionale che non fallisce, facile da risciacquare. Allora, questo è uno sgrassatore che mi ha colpita molto per la sua efficacia, per la sua potenza, però sinceramente, visto che io sono una che guarda tantissimo il detersivo che deve anche profumare, è uno sgrassatore inodore. Non mi ha colpita per quello, non lo so se lo andrò a ricomprare, forse se lo trovo in offerta sì, perché comunque sgrassa molto 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 bene. Quindi questo rimane un detersivo, non mi ha entusiasmata più di tanto e quindi non lo so se lo andrò a ricomprare o meno, quindi per me è un ni. Bene, questo è il video dei miei detersivi del periodo. Spero che il video vi piaccia e che i miei consigli vi siano d'aiuto per i vostri prossimi acquisti. Un bacione e alla prossima. Ciao!